Luciana Littizzetto! Fabio Fazio! Che bel pubblico Ma che pubblico stasera! Mamma mia! Ma perché siamo una rete giovane! Sì. Giovane! Sì. Batti 5, bella zio, dai! Siamo la rete giovane, no? No, bella zio, hai detto, pensavo ci fosse mio figlio, perché anche Michele mi chiama bella zio ogni volta, mi dice. Dico, ma tesoro. No, ma anche lui, sai che è cambiato, eh? In camerino, tu avevi prima il poster di Albano, adesso c'hai quello di Ben Jefede. No, sempre, non diciamo neanche per scherzo, ho avuto sempre la bandiera della Sampdoria e quella rimane, ecco, anche quella rimane. Quando si perde, come è oggi. Ho visto prima Freccero che girava per i corridoi, sì. Guarda che dimostra 35 anni. Ma lui ha 35 anni. Ma lui ha la pelle tirata, un tamburello sembra, i capelli neri, l'aria d'amico, altro che mandarlo in pensione, lo mandano all'asilo, secondo all'asilo, me. Sì. Poi ha proprio il profumo di primavera, dovrebbero fare un arbre magica Frecciare d'Oriente. Senti, ma è anche molto figo Monsignor Zuppi, eh? Beh, avete visto? Ma vi rendete conto di che cosa ha detto questa sera Monsignor Zuppi? Che tipo, eh? È quello dei pollellini, no? Quello dei tortellini con dentro il pollo. Potevi invitare Giovanni Rana, che facevamo il voto insieme. E poi potevi chiamarmi, mannaggia, che il mio sogno è di fare la chierichetta. Volevo fare un appello, oggi, perché, lo diceva Lilli Gruber, perché non ci possono essere le chierichette? Guarda, oggi però, in chiusura del sinodo, ieri, in chiusura del sinodo dei vescovi, hanno detto che, chissà, insomma, che è aperta... E anche i diaconi, che comprende anche le donne, quindi potrebbe essere. E nipote delle donne. Mi sei fatto confessare che sei gonfio di peccati che versi proprio. Non c'è stato tempo e sarebbe stata lunghissima. L'anima nera, nera, sporca come un mocio. Perché sei sempre così cattiva con me, tu? Guarda, perché? Che scioltezza. Cosa fai? Niente. Sei incastrata? No, facevo vedere come sono sciolta nonostante l'età. Pensavo che il femore ti fosse rimasto. Senti, allora. Sbagliato. Sai che cosa manca? Dunque, abbiamo avuto i preti, i cantanti, gli attori, cioè, mancano i calciatori come ospiti. Perché sai, brutta notizia, è domenica. No, però, per esempio, questa settimana potevi chiamare Cristiano Ronaldo. Come ho fatto a non pensarci? Che il mio vicino di casa da un anno disse l'ho visto una volta. Ma proprio vicino di casa? Ma un tiro di schioppo. Cioè, che gli vai a chiedere lo zucchero? L'acqua potabile che passa da me passa anche da lui. Ma prima o dopo? Il cane che fa la cacca sul suo marciapiede la fa poi anche nel mio. Ma è una cosa bellissima. Cioè lui le palle, lui le tira in alto, me cadono per terra, questa è l'unica differenza, ma per il resto c'è un'intimità tra di noi. E io vorrei, non so, farlo venire a casa mia, dargli lezioni di italiano, per dire. Sì, no, sì, ho capito. Un po' traballa, diciamo. D'altronde. E anche due rudimenti di recitazione, perché. Perché? So se l'avete visto l'ultimo spot di Ronaldo. No, non l'ho visto, non l'ho visto. No, però, ma vogliamo, diciamo, dire qualcosa. Sembrano scuse, però. È uno spot di un'università. Sì. Che lì c'è già da chiedersi perché chiamino un calciatore per uno spot dell'università. Vabbè, ma perché bisogna... Cioè la prossima facoltà, non so, facoltà di ingegneria, chiameranno Toninelli. Sì, vabbè, ok. Potrebbe essere un'idea, vediamo. Tutti possono essere come Cristiano Ronaldo. Ok, non proprio come lui, ma tutti possono diventare i migliori nel loro campo. Scegli il meglio, scegli... Scegli il meglio, scegli... Adesso che è il tono di voce. Ma che tono di voce? Ma sembra... Ha un timbro profondo. Ma mi di Via col Vento. E ti telefono a casa. Ma se lo fa perché lei vuole invitarlo a casa con la scusa dell'addizione. Ma pensa al regista, poveretto, perché quella che vediamo è la migliore. Pensa alle altre. No. Avranno detto facciamogli dire meno parole possibili, facciamogliene dire tre, scegli meglio e Vabbè, però. E non lo posso dire. No, ma cosa gli è successo? Gli è entrato però in scivolata adesso, Chiellini nella lingua. Adesso è ovvio che non verrà mai ospite, capito? Insomma, adesso ora capisco tanto. No, ma poi fa ridere che gira sempre col pallone d'oro. Cioè in macchina, vabbè, sul ponte della Gran Madre. Non sono in tanti a poterselo permettere. Ho capito, ma cioè, anche a Censo si porta il pallone d'oro. Ma no, è per la pubblicità. No, su. Perché ha paura che glielo rubi. Ma no, è la pubblicità. Però scusami, anche la Pellegrini ha un sacco di medaglie, non è che se le mette tutte al collo. Vabbè, ma un'idea questa. Ma poi dico, ma dopo tanto tempo che sei qua parli ancora così, è portoghese. E va bene. Sì, una lingua neolatina, dovrebbe essere facilitato. Va bene, ma parla bene. Appello.
Roni. Oh mamma mia. Ronaldo, Roni, se vuoi vieni a casa mia lunedì sera. Vedi? Ti do lezioni di lingua. Vedi? Luciana! Italiana? Sì. Comincio con i proverbi. Rosso di sera nel secondo tempo si spera. Sì. Ucci ucci sento odore di Bonucci. E poi faccio, non so, le preposizioni di, a, da, in, con, su, per, fra, tra. Brava. È male. Gli faccio 2 anni in uno e diventa testimonial di poltrone e sofà. Vabbè. Potrebbe essere. Scegli il meglio. Scegli. Va bene. Lo faresti persino meglio tu. Ma smettila, mamma mia. Scegli il meglio. Sì, ma io non ho vinto il pallone d'oro. Ma sai che io lo vedrei in loop 1000 volte. Vabbè, ragazzi, non verrà mai ospite, è chiaro, è inutile che... sì, vabbè. Ma tanto non veniva lo stesso. Vabbè, ma adesso non viene più, è chiaro. No, ma vieni, Ronny, sì. Non ti prenderò in giro. No, potrebbe fare il testimonial ancora? Della testicuzzi. Che cos'è? Questa nuova invenzione che arriva dall'America. Non so nulla, non dire io cose... Io sai che quasi quasi te la regalo per il tuo compleanno. Che cos'è? A parte... Che fra qualche anno, fra qualche giorno compie 150 sì. anni. E fra 2 giorni compie lei 62 anni, no, ragazzi. La sorella. No, 61. 60. No, ne compie 55. 55 dopo domani! Oh. Una vecchia befana. Non dire così. Non dire così. Non mi usare il mio copione. Beh, allora fai qualcosa per non mettere quello lì. Fai qualcosa. Fai qualcosa. Ecco, faccio fai così. Bravo. Sì. Allora, no, dicevo. Sì. No, non so mai cosa regalargli al compleanno. Ma non ti preoccupare. La foto di Salvini con la dedica te l'ho fatta l'anno scorso. Sì, sì. Ma non ti disturbare. Il libro 100 cose da fare a Savona te l'ho regalato. E allora pensavo di regalarti questa testicuzzi. Che cos'è, tesoro? Allora, il segreto sarà chiuso nel nome. Allora, Cuzzi è il finale di Marcuzzi. E anche... No, non si può dire niente con lei. Iacuzzi. Qualunque cosa innocente diventa pericolosa. Iacuzzi, sì. Cioè la vasca idromassaggio. Sì. E testi è l'inizio di test... I testi sono i testi, testi universitari. Testi, testi universitari. Testi, scegli il meglio. Testi. Eppure, non lo so. Testi. Non lo so. Testicoli. Quindi è una vasca idromassaggio per... Ho capito, Luciano. Cioè tu metti lì dentro i tuoi bargigli. Sì. E questi si muovono come maracas nelle mani di un mariachi. Cioè dopo il bagno Maria, il bagno degli amici di Maria. Allora, pare, ma è vero, adesso poi facciamo vedere la foto, che questo pediluvio pubblico sia molto, molto utile, perché dopo una giornata che te le hanno fatte pediluvio girare a Maria... Pediluvio pubblico, pediluvio universale. Dopo una giornata che te le hanno fatte girare a manetta, sì, oppure ti sei preso il piattello dello ski lift sì. Negli zibaldoni, sì. Oppure ti sei fatto lo stelvio in bici o la spromonte in moto... Sì. Arrivi a casa e fai, cioè, metti insomma le. Come. Ho capito. Due olive nel martini. Benissimo. Come il canederli nel brodo. Ecco. Pensa a un Valentino Rossi. Un sì. Valentino Rossi dopo il Gran Premio. Quanto dura un Gran Premio? 2 ore. E 2 ore con. Sì, ho capito. Quella ho capito, moto ho capito, lì, sì, sfrittellati. Arriva. Sollievo. Sollievo. Ma anche non so. Finisci sto pezzo, porca miseria. Del consiglio. Sì. Cioè dopo una riunione fiume di. Sì. Lì capisco. Un consiglio dei ministri, non ne può più, c'ha 2 Zeppelin e quindi anche sì, lì sì, potrebbe certo. essere. Vediamo com'è, insomma, questa... Tu lo metti... Ma guarda che secondo me entra nel paniere dell'Istat, E prima o poi ci sarà anche la sauna. Ma dove le trovo? No, quando le trovo io sono contenta. La donna più felice del mondo. Sì. No, perché lì poi bisogna regolare anche l'intensità, perché se l'intensità è quella di una jacuzzi, sai, il getto sì, è sì, un sì, è chiaro, attimo è chiaro, che ti partono, pam, tim, sì, sì, pam, pam, come le olive che si staccano sì. dall'albero durante un temporale. Auguri. E anche, non so, la temperatura, se le vuoi sode o alla cotta. Ma come finisce questo pezzo? Ma la domanda è la seguente. Oh. Il titolare. Sì. Dove lo metti? Perché metti pure, cioè,
metti lì e poi, cioè, capisci? Le bolle, tutto sto... Cioè, capisci che... è un problema... Magari avrà anche un moto d'orgoglio lui, il padrone del vapore. È un problema enorme che non possiamo risolvere ma stasera. Ma che non sai tu, soprattutto, perché c'hai la sensualità di una carota bollita. Basta. E scondita. Vabbè, andiamo. Come vedete, quello lì, addirittura, ce ne sono tre modelli, quello là è placcato oro. Bene, grazie. E costa $10,000. Va bene, ci faremo un pensiero. $5,000 a parte. Pensa, noi come immaginavamo il futuro 50 anni fa, macchine volanti, teletrasporto, invece testicuzzi, capito? Siamo finiti. Bene. Va bene. Ecco. Ma va bene, allora, intanto potremmo anche fornirla ai nostri politici, sì, perché sono molto stanchi e lavorano tantissimo. Vediamo alcune foto, ecco, sì, qua abbiamo Razzi, sì, che è al lavoro. Sai che quando sento poi del taglio dei parlamentari sono contenta, guarda, vabbè, ma no, abbastanza vabbè, contenta. Ma no, no, no. Andiamo avanti e vediamo un altro che si sta ammazzando di lavoro, ecco. Lui è Lotito, sì, della Lazio, e questa è una riunione di Serie A. Non ha solo fatto un pisolino, si è proprio addormentata, tra l'altro in prima fila con tutti intorno che ridono. Quindi lui non ha bisogno di una poltrona, ha proprio bisogno di una branda, diciamo, sì, di una chaise longue. Andiamo avanti, qua vediamo Juncker e Renzi. Sì. Juncker gli ha appena detto che ci sono dei problemi nella manovra finanziaria e Renzi sta dicendo, ci sei, gli ho fatto un mazzo così. E andiamo avanti e infine vediamo Berlusconi che anche lui dice a Salvini, certo che su sta report ti ha fatto un mazzo così, eh. E Salvini dice, ma io non ho nessun rapporto con la Russia, vediamo. Sì. E ecco qua, non, non conosco neanche Ignazio La Russa. Va bene. Bene, e comunque è arrivata sta benedetta letterina. Quale? Una letterina che ha scritto Moscovici a Conte, a Peppino, sì, a Peppino Conte. Ah, per l'Europa, insomma. Per sì, l'Europa, sì, sì, e per di la nuovo, manovra tra, la, tra la manovra economica, ancora, tra l'altro di nuovo. Insomma, ha un sacco di cose da fare Conte e Moscovici, sì, non è che può stare sempre dietro, sì, tutta sta corrispondenza. Maria, chiediamola De Filippi. Ah, sì. Maria, occupatene tu, poi se è una cosa sensata, lui dice poi Maria apri la busta e ne parliamo. Vede, cioè. Scusami. Comunque, sì, lui ha scritto la risposta, ah, sì, e io l'ho intercettata. Aia, cioè allora, il presidente Conte ha scritto la risposta e tu l'hai intercettata. L'ho intercettata. E ce la leggi questa sera? Sì. Sì. Cher ami Moscovici. Sì. Che t'appelle come un insetto. Sì. Cugin d'Oltralp, fratel del Brie. Mm. Je suis Pépin. Mamma. Pépin Conte. Pépin. Scegli il meglio, scegli... Je suis ici pour dire che vous avez un po' rotto le balle con queste letterine, eh? Vous ce l'avez fracassé, ce l'avez spappolé, brisé come il pan gratté. Bene. Poi per carité, vous avez raison, eh? Le conti italiane non sono pas tout à poste. Ma la colpa è del governo precedente. Come sempre. Che brut le governo precedente. Che puzzon le governo precedente. Che gente de merda. Ma che? Si, je prends le presidente del consiglio del governo precedente, je le fais un bouchon comme ça. Ah, je suis ma? Je suis ma? Je suis ma, oui, oui. Ah, ah, parla pa. Allora ha capito che era lui. Cher Moscovici. Ancora. Non sono tre contente di stare in Europa. Però... Non come Salven, la mi del bacion, oh, mamma, che per fortuna se trombè da sol, se autotrombè, un tromdeuil, la senus forer, e moi je promette che non prenderò tu le misure necessaire, anche se, come tu sai, n'è pas importante la misure, eccola, ma come tu la usi. Eccola. Attention. 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 Che se ritorna Salven, le manda a caghe vous e l'Europe, eccolo, le manda tu les immigré a Monte Carlo e regala Val d'Aosta a Putin. Eccolo. Che sarebbe Putin in sì, francese. Sì, sì, si è capito, si è capito. Non che. Putin. Sì. Jurin Jurette. Jurin Jurette. Quanto è lunga. Je promette che non metterò la tassa sulle merendaine, sur les bibiton, sur les capesante, sur les maniche raglan. Eccolo. Secondaria Mount.
Nous regalerons à tous les Italiens un petit ventilateur à pales éoliques d'attaquer à les marrons pour risparmier 2 milliards d'énergie électrique. Et puis, nous voulons habituer les Italiennes à user la carte. Si. Vous êtes déjà habitués, pourquoi vous n'avez pas le bidet? Enfin, metterons en galère les grandes évasions fiscales. Seulement les grandes, les plus altes de 1,85 m. Sotto le 1,60 m, no. Allora, compris, mon ami del Beaujolais? A frapper, allora. Liberté, égalité, vive les bidets, non sans tanquer. Un bacion da Pepon. Luciana Littizzetto! Ma brava! Facciamo vedere la fotografia di Emma che abbiamo già postato intanto noi tre, guardiamola se è possibile. Guardiamo la fotografia di eccoci, ma guarda come siamo belli! E per Luciana, per il tuo compleanno, tanti auguri! Ci vediamo con Roberto Calasso dopo la pubblicità. A tra poco. Grazie.